Francesco, quell'attrice, Barbara Raffatani, occheggia con tutti in modo sfrontato. Scusate. Miei gentili ospiti, creiamo l'atmosfera e spegniamo tutte le candele. Che abbia inizio la nostra commedia, La Mandragola. Messer Machiavelli. Messer Filippo, il nostro Nicolò, senza il minimo dubbio, non è più lui. Non lo riconosco più. Quella Madonna, la Raffacani, lo sta prendendo in giro. Sì, avete ragione. Ne è totalmente innamorato. Anzi, direi senza esagerazioni che potrebbe uccidere un eventuale contendente. Siete la storia stessa. Non vi rovinate la vita per un invaghimento. Così è peggio, Nicolò. Non ne vale la pena. Dipende da lei la mia vita. Donna cantante, che cosa squallida. Io ho sempre mai dubitato che la voglia che Messer Nicia ha d'avere figliuoli non ci faccia fare qualche errore. Ma di tutte le cose che si sono tentate, questa mi pare la più strana. D'avere a sottomettere il corpo mio a questo vituperio. Ad essere cagione che un uomo muoia per vituperarmi. Orsù, or qui venuti siamo, con la nostra armonia, sol per onorar questa sì lieta festa e dolce compagnia. Madonna Giulia. Sua Santità Giulio II sta arrivando. Bene, non vedo l'ora. Ho nostalgia dell'aria di Roma e dei suoi eventi. Che dite, Leonora? Sono in ordine? Siete perfetti. Fateli accomodare. Santità. Giulia, cara. Voi siete Messer Machiavelli. Ho l'onore di conoscervi. Siete complimentosa, Madonna Giulia. Porgo gli onori della mia città a Firenze e i miei omaggi alla vostra bellezza. Vi ringrazio, ma sedetevi. Santità, sedetevi. Luogo tranquillo e affascinante. Bene, nel dire grazie per l'ospitalità intendo altresì giungere al sodo. Ho il piacere di annunciare che in virtù del potere conferitomi è mia intenzione difendere i nostri territori da chiunque voglia impadronirsene con la forza. In tal senso, l'esempio più eclatante è quell'infido del Valentino, ovvero Cesare Borgia. Un boccone duro da mandar giù, non vi pare, Santità? Lo so, ambasciatore. Cara la mia Giulia Farnese, io devo far sposare mio nipote Nicolò con una giovane potente e sana. Ora, per avvicinare i Della Rovere, ovvero la mia famiglia alla vostra, io avrei pensato a vostra figlia. Laura Orsini, l'ho vista poc'anzi nel parco, è deliziosa. Eleonora, portate qui la mia Laura. Vostra Santità, avete ragione. Spazzeremo via il vecchio con il nuovo. Capite adesso perché non posso perdere tutto ciò. Lotterò fino alla morte. Siete tenace, Caterina. Arrivate all'accordo con la nostra Repubblica.
Con il nostro governo forniteci il sannitro necessario e vedrete che riusciremo a venirvi incontro per la condotta di vostro figlio Ottaviano. Riguardo a ciò che mi fate osservare, la cosa più speciale, almeno per me, siete voi. Non andate oltre. Non sono di facili costumi, cancelliere. Guardate i pavoni. Loro sono liberi di agire e scegliere. E sua dente? In simbiosi con noi, appunto. Ricordate, è meglio agire e pentirsi che non agire e pentirsi. Tenetelo bene a mente, Caterina. Sapete, duchessa, la vostra bellezza è pari alla fama conquistata da vostro fratello. Non credo che sarà facile per voi condurla a patti con la vostra repubblica. Ma ora voglio rimirare soltanto voi. Sono convinto che siete anche dolce e sensibile, duchessa. Chiamatemi Lucrezia. Adesso andiamo ad ammirare Gondrano, il mio cavallo.